Buona giornata, buon giovedì, sono le 8 e 24 minuti di questo 4 maggio, questa è mattina 24, live meteo splendente oggi sull'intera Puglia, anche se non mancheranno delle piogge. Apriamo con gli esteri, la Cina continua a mandare messaggi di sovranità su Taiwan e sembra che l'aeronautica taiwanese potrebbe essere in difficoltà. Nelle ultime 24 ore il colosso cinese ha dispiegato 27 aerei e 7 navi da guerra nei pressi dell'isola. A lanciare l'allarme è stato il ministro della difesa di Taipei, che ha risposto schierando navi, aerei e suoi sistemi missilistici terrestri. Non dimentichiamo che la Cina non frena la sua ambizione di ricongiungere l'isola ribelle. Nel discorso di fine anno lo ha detto chiaramente il presidente cinese, come la completa riunificazione della madre patria sia una aspirazione condivisa. Peccato che Taipei non la pensi così. Intanto gli Stati Uniti continuano a sorvolare la situazione legata a Taipei, non escludendo anche una possibile prova di forza. Pechino potrebbe contare anche sul reclutamento dei militari in pensione. Attese ed emozioni svelate ieri pomeriggio a Cerignola nel Foggiano per la presenza dell'ex campione del mondo di ciclismo Maurizio von Driest, che ha partecipato alla prima delle iniziative inerenti il giro della RCS insieme al Comune Ufantino. Maurizio von Driest, l'ex campione del mondo di ciclismo, vincitore di un incredibile mondiale a soli 23 anni in Belgio e anche della Tirreno Adriatico, della Milano-Sanremo e tante altre gare, è stato il protagonista assoluto a Cerignola del Foggiano delle manifestazioni che faranno da corollario per la terza tappa del Giro E, evento organizzato dalla RCS Sport che ripercorre le strade della corsa più amata, il Giro d'Italia, in formato e-bike. Il campione è arrivato a metà giornata in città e nel pomeriggio le attenzioni si sono concentrate sull'evento a lui dedicato a Palazzo Cornari. Nell'incontro con i simpatizzanti e gli appassionati delle due ruote c'era anche una locale associazione ciclistica. Von Driest ha ripercorso le tappe della sua carriera, da quel mondiale sino ad altre chicche rivelate nel corso della serata, compresa anche la maglia di quel mondiale vinto in età giovanissima. Ecco come la ripercorre ai nostri microfoni. Mi sono trovato nell'ultimo giro in fuga con Criquelione. A quel punto ho realizzato che avevo la possibilità di vincere il campionato del mondo su un arrivo in leggera salita che si addiceva alle mie caratteristiche. È stata una volata un po' strana perché è rientrato Bauer ai 500 metri, c'è stato lo sbandamento e quindi la caduta di Criquelione. Quindi poteva essere una catastrofe perché se fossi stato attaccato proprio alla ruota dei due, magari sarei caduto sopra, quindi sarebbe stato un disastro per tutti, ma è andata bene, ho vinto 23 anni. Il comitato organizzatore ha consegnato poi le maglie di partecipazione della terza tappa a due ciclisti ofantini. Il locale comune non nasconde la soddisfazione di aver invitato von Driest e di ospitare la partenza del Giro E, ma anche una tappa del Giro Rosa, prossimamente quella principale. Non è un'idea da scartare, l'impegno c'è, come era accaduto per gli europei di volley Under 21 un anno fa, ma andare per gradi e con un po' di saggezza si possono ottenere le cose. I sogni non sfumano mai per nulla. Mimmo Siena, World News 24, Cerignola, Foggia. E per chi ieri sera non ci avesse seguito nel corso di Dentro la Notizia, vi riproponiamo l'intervista esclusiva che abbiamo realizzato con Maurizio von Driest, che ripercorre ovviamente quel titolo mondiale vinto a sorpresa ed anche le aspirazioni di quello che sarà il prossimo Giro d'Italia di ciclismo che parte nel prossimo weekend. Andrest, ex campione del mondo, splendida vittoria quel 1988 per te, con quella volata incredibilmente a sorpresa, forse neanche tu te l'aspettavi di vincere quel titolo mondiale così giovane. Il campionato del mondo è sempre stata la corsa che ogni bambino, ogni corridore sogna di vincere, no? Io ero già arrivato secondo quell'anno alla Milano-Sanremo, ero andato al mondiale su un percorso che si addiceva alle mie caratteristiche e quindi sapevo che potevo far bene, però sai, fino all'ultimo
non sai mai come la corsa può andare. Mi sono trovato nell'ultimo giro in fuga con Criquelione, a quel punto ho realizzato che avevo la possibilità di vincere il campionato del mondo. Su un arrivo in leggera salita che si addiceva alle mie caratteristiche, e è stata una volata un po' strana perché è rientrato Bauer ai 500 metri, c'è stato lo sbandamento e quindi la caduta di Criquelione, e quindi poteva essere una catastrofe, perché se fossi stato attaccato proprio alla ruota dei due, magari sarei caduto sopra, quindi sarebbe stato un disastro per tutti. Ma è andata bene, ho vinto 23 anni e sì, la gestione di una vittoria mondiale a 23 anni, portare la maglia arcobaleno per un anno intero a quell'età non è facile. Senti, all'epoca era un ciclismo dove c'eri tu, c'era Chiappucci, c'erano anche tanti altri illustri tuoi colleghi. Quel ciclismo secondo te è passato o è ancora vivo anche alla luce del Giro d'Italia che parte anche nel prossimo weekend? Ma il ciclismo logicamente, come la vita dei giorni nostri, è cambiata, no? Da Coppi a Bartali a Moser e Saronni, alla mia generazione, alla generazione attuale, il ciclismo moderno è un ciclismo mondiale, perché il ciclismo si è aperto a tantissimi paesi del mondo. Basta pensare che Girmay, il corridore africano che ha vinto la Gandwevigen, una classica del nord, e quindi per questa ragione il ciclismo di adesso a me piace moltissimo. È molto competitivo, emergere è molto difficile perché logicamente ci sono ragazzi che arrivano un po' da tutto il mondo, però è un ciclismo direi molto molto bello. Più tecnologico, a volte perde un po' di fascino, perché le storie che ha creato Coppi e Bartali era un'altra epoca, era un'avventura oltre che una corsa. Però a livello competitivo adesso il ciclismo di oggi mi piace molto. Il Giro d'Italia di quest'anno come te la smetti, Maurizio? Il percorso è sempre impegnativo come al solito, si dice sulle grandi salite, e sarà un duello con Roglic, Evenepoel, Almeida, senza dimenticare Gauguin che l'ha vinto 3 anni fa. Con questo fenomeno di Evenepoel che ha dimostrato di nuovo, nuovamente vincendo la Vuelta, vincendo il Mondiale l'anno scorso, la Ligi quest'anno, in una maniera veramente incredibile, però il giro è lungo, sono 3 settimane, non si può mai sapere, ci sono le cadute, forature, inconvenienti, quindi è da vivere fino all'ultimo giorno. Abbiamo visto Yates 4 anni fa, maglia rosa, sembrava avesse il giro in tasca e perse non solamente il primo posto ma anche il podio. Dei nostri ciclisti, oltre naturalmente al solito Filippo Ganna che nella cronometro è sempre valido, chi punteresti? Purtroppo non abbiamo nessuno per la classifica, avevamo Ciccone che non farà il Giro d'Italia a causa Covid, e avremo Caruso. Caruso però ormai anche lui ha 36 o 37 anni, quindi lo possiamo pensare nei 10 nel giro, ma certo. È quasi impossibile per la vittoria finale. Grazie Maurizio. Eccoci qua. Vi dicevo, questa è l'esclusiva di World News Web 24 con Maurizio Vondries. Ovviamente abbiamo realizzato anche altre interviste che poi avremo modo di ripercorrere non soltanto in Dentro la Notizia, ma anche con uno speciale delle interviste venerdì alle 18. Adesso però le altre notizie di oggi del nostro giornale. In una conferenza stampa la Regione Puglia ha ufficializzato il riconoscimento del distretto agroalimentare nel settore casseario Lattiero, arrivato al termine di un lungo percorso amministrativo in cui non sono mancate le difficoltà. Soddisfazione è stata espressa dal gruppo consigliare in regione del Movimento 5 Stelle. Il nostro territorio va un grande passo in avanti, dicono, nel percorso di promozione, grazie al riconoscimento di questo distretto. Assieme all'assessore Pentassuglia abbiamo ribadito quanto sia importante che agricoltura e cultura viaggino insieme
promuovere il territorio. I due comparti devono lavorare a fianco a fianco affinché i nostri prodotti possano essere apprezzati fuori dalla nostra terra. Veniamo adesso alla cronaca. 12 tra agenti di polizia penitenziaria e infermieri che erano in servizio al carcere di Bari sono stati rinviati a giudizio per le torture avvenute nell'aprile del 2022 e i danni di un detenuto con patologie psichiatriche. Lo ha deciso l'udienza in udienza, la giudice delle udienze preliminari Rossana De Cristofaro, che si è svolto l'udienza nell'aula bunker di Bitonto. Nel Barese. Il dibattimento per tutti e 12 imputati inizierà il prossimo 21 giugno dinanzi al Tribunale di Bari. Tra l'altro, la giudice ha ammesso al processo con rito abbreviato tre imputati che ne avevano fatto richiesta. Secondo l'accusa, sei agenti di polizia penitenziaria avrebbero torturato un detenuto 41enne dopo che questi aveva dato fuoco a un materasso nella sua cella. Le violenze sarebbero iniziate lungo il percorso dalla cella all'infermeria e con il personale che è intervenuto con violenze gravi ed agendo, secondo la giudice, con efferata crudeltà. E adesso la pagina sportiva, ci ritorniamo, ma stavolta parlando di calcio. Seconda palla match per il Napoli. Per quanto concerne il terzo scudetto, potrebbe arrivare stasera nel confronto contro l'Udinese. Basterebbe un punto. E intanto la Lazio vince. Seconda palla match per il Napoli per vincere il terzo scudetto. Dopo la beffa di domenica per 1-1 ad opera della Salernitana, sono attesi giovedì sera al Friuli contro l'Udinese. Basterebbe un punto per cucirsi il tricolore atteso da 38 anni. Anche stavolta, come domenica, la città partenopea si prepara a festeggiare se arriverà l'agognato risultato, ma deve fare i conti con i friulani che non lasceranno nulla di intentato e che hanno collezionato molti risultati positivi. Nel frattempo, nelle partite del mercoledì, la Lazio vince all'Olimpico per 2-0 contro un Sassuolo mai rinunciatario. In chiave europea, l'Inter ne fa 6 al Verona con le doppiette di Dzeko e Lautaro Martinez. Pareggi per Milan e Roma con lo stesso risultato, 1-1 con Cremonese per i rossoneri e il Monza per i giallorossi. Si rilancia la Juve, 2-1 a Lecce e in chiave europea anche l'Atalanta, 3-2 allo Spezia. Con la retrocessione già ufficializzata, la Sampdoria perde ancora dal Torino per 2-0. Spettacolare 3-3 in Salernitana-Fiorentina. Giovedì la gara degli Azzurri, unitamente ad Empoli-Bologna, a chiudere l'ultimo turno infrasettimanale della stagione. Prossimo appuntamento con la nostra informazione, questa sera con Dentro la Notizia. Continuate a seguirci sui nostri canali social. Grazie per averci seguito, buona giornata.